annunciare la Pasqua e lanciare un piccolo ma importante messaggio di pace e solidarietà. Questo è l'intento del concerto voluto dal vescovo di Sulmona, Monsignor Michele Fusco, organizzato dalla diocesi con il sostegno e la collaborazione dell'IOT International Club e dell'Associazione Culturale Futile Utile. È stata eseguita un'opera di musica sacra, lo Stabat Mater di Luigi Boccherini, nella versione originale del 1781 per soprano. Descrive l'angoscia, la sofferenza della Madonna ai piedi della croce. Stabat Mater significa stava la madre, e cioè stava ai piedi della croce, in silenzio. Sul messaggio in previsione della Pasqua abbiamo ascoltato il vescovo Monsignor Michele Fusco. Vuole essere proprio un momento importante che ci prepara la Settimana Santa. Avremo tutti i riti della Settimana Santa, ma è bene arrivare preparati. Questo momento musicale dello Stabat Mater ci fa vedere Maria sotto la croce. Maria stava sotto la croce, dal greco vuol dire che era in piedi, dignitosamente. Non si dispera, non grida, non abbiamo parole di Maria, ma era lì silenziosa come quando, ecco, vedeva, quando Gesù è nato, arrivare i magi e lei contemplava il disegno di Dio. Ci auguriamo che questa settimana santa possa aiutarci a vivere pienamente i misteri della morte e risurrezione di Gesù. Possiamo con Maria compenetrarci in questo dolore per vivere insieme la Pasqua della gioia. Presente un pubblico numeroso ed attento. Presente il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero. L'iniziativa è promossa dalla Curia Diocesana e quindi assolve ad un importante valore spirituale, oltre che culturale. Io colgo questo aspetto relativo al messaggio di preparazione e lo considero, associandolo anche all'attività di carattere più civile che tradizionalmente si tengono nella nostra città, anche chiaramente i riti della Settimana Santa, come una sorta di preparazione alla Pasqua Sulmonese, che è un evento particolarmente avvertito nella nostra città, che ha dei momenti di solennità eccezionali attraverso i riti pasquali e che ha un grande richiamo di pubblico e di turisti. Splendido teatro dell'evento, la centralissima e bellissima chiesa della Santissima Annunziata. Ha presentato la serata di musica sacra il giornalista Ennio Bellucci. Protagonisti della intensa, impegnativa performance musicale, la limpida voce del soprano Chiara Tarquini ed un gruppo di giovani musicisti, un ensemble di riconosciuta bravura. Il protagonista dell'opera del Boccherini è comunque il soprano, nel caso specifico è Chiara Tarquini, giovane soprano, ormai ben avviata in una splendida carriera artistica. Ascoltiamo Chiara. Questa sera lei si esibisce in musica sacra, ma è forse la prima volta? È la prima volta che mi trovo con un ensemble ad affrontare un'opera sacra per intero e tra l'altro questa sera ho il piacere di condividere con il pubblico di Sulmona la presenza del Monsignor Vescovo Michele Fusco, che augurerà alla cittadinanza, introdurrà il periodo pasquale e lo Stabat Mater. Lo Stabat Mater nella sua versione originale di Luigi Boccherini del 1781. È una versione tra l'altro di rara esecuzione, non è facile È anche molto trovarla. complicata, è difficile da eseguire, anche musicalmente. Sì, è una linea musicale purissima ed è lo spartito originale per soprano solista, in quanto Luigi Boccherini ha poi formulato la versione più comune, che viene eseguita più di frequente, del 1800 per più voci di soprano, contralto e tenore. Questa è la versione prima, che viene eseguita di rado anche per il semplice motivo che gli spartiti, la partitura dell'opera è abbastanza difficile da reperire, tant'è vero che mi sono fatta inviare queste partiture dall'estero e ho messo su questo ensemble con grande gioia, con grande partecipazione Sono emotiva. con lei questi musicisti. Ho visto che sono giovani, un attimo che lo vi... ragazze anche e giovani.
Sì, sono giovani, siamo un ensemble di persone giovani, ma di musicisti già affermati nel panorama nazionale, e ho il piacere di presentarveli, una squadra di musicisti molto molto bella e completa nella sua purezza e nella sua bravura musicale. Vogliamo nominarli? Assolutamente. Se non si ricorda, possiamo guardare. No, li ricordo, li ricordo benissimo. Abbiamo il contrabbasso di Bruno Graziosi, al violino 1 Giulia De Marco, violino 2 abbiamo Viola D'Ambrosio, Violeta Stancu è la viola, e al violoncello il maestro Federico Orlando.